In seguito è freddato con due colpi sparati alle spalle all'altezza del torace, uno dei quali gli ha trapassato il cuore e poi è uscito. È stato ucciso così durante il suo permesso di lavoro. Fabio Frisenda, 33 anni, pregiudicato di Copertino, arrestato circa un anno fa per estorsione ai danni dell'agenzia di pompe funebri del paese, e ora ai domiciliari. L'omicidio è avvenuto intorno alle 13 in via San Cosimo, all'estrema periferia del paese, al centro di due oliveti, a pochi metri dall'ex Cava Magno, a fianco alla quale il giovane lavorava come fabbro in un'officina che raggiungeva ogni giorno, come gli era stato concesso dal tribunale. Ed è proprio lì che deve essere iniziata la tragedia. Qualcuno dal quale ha tentato di scappare, forse un litigio, come sembrerebbero indicare alcuni graffi sui polsi che fanno pensare ad una colluttazione. Poi quei due colpi di pistola di piccolo calibro esplosi da distanza ravvicinata, uno dei quali li ha centrato il cuore. Sul posto il PM Guglielmo Cataldi, gli uomini della scientifica, il medico legale, che ha effettuato un primo esame necroscopico. Solo pochi minuti prima era stato visto a bordo di un muletto scherzare con dei bambini con i quali giocava a gettarsi dell'acqua. I carabinieri passavano ogni giorno a controllare che rispettasse le restrizioni legate alla sua detenzione, e così avevano fatto proprio poco prima. Ed è proprio su questo che si è appuntata la rabbia del fratello, sul fatto che ad una persona gli arresti queste cose non dovrebbero succedere. I carabinieri intanto hanno già iniziato una serie di ascolti tra amici e parenti e non disperano di risalire in breve al responsabile dell'omicidio.